In questi giorni sui giornali si è letto che nelle banche interne alla Camera dei Deputati e al Senato i parlamentari si sono messi in fila per accedere ai mutui con tassi agevolati. Negli articoli si parlava di un tasso dell'1% che sarebbe un vero privilegio per i mutui a 20 o 30 anni. Ma c'è altro, perché se tutti i cittadini per acquisire un mutuo da un'altra persona devono presentare delle garanzie, non è così nel caso di un mutuo acceso da un parlamentare nelle banche interne. Il parlamentare, se accende un mutuo, può accedere il proprio mutuo a un'altra persona. Questa è un'altra cosa che ho scoperto che si può fare. Questo vuol dire che il parlamentare può aprire un mutuo e poi passarlo sì, a un parente? Esattamente. E anche il conto corrente per i parlamentari è un privilegio. Tutto è a costo zero. Per costo zero si intende? L'apertura non ha nessun costo, per i bonifici non sono previste commissioni, totalmente a costo zero. E non finisce qui. Era venuto fuori un altro privilegio, cioè era una concessione, ve l'ho scoperto, sino a 115.000 euro con un tasso appena il 2%.